Sappiamo che ci vuole coraggio, pazienza per operare all'interno di questa macchina una riduzione, ma riteniamo che ci sia la possibilità di eliminare molti sprechi, di eliminare molte spese e intanto cominceremo già anche qui dal primo Consiglio dei Ministri a ridurre di molto i costi della politica, dimezzando il numero degli eletti in Parlamento, dimezzando il numero degli eletti nelle regioni, nelle province, nei comuni e abolendo del tutto il finanziamento pubblico per i partiti politici. Per la copertura finanziaria, quindi, di questa operazione abbiamo individuato una soluzione che non solo garantirà molte più risorse, ma che ha anch'essa, direi, una forza simbolica eloquente, e cioè l'accordo con la Svizzera, che abbiamo lungamente trattato durante il tempo del nostro ultimo governo, un accordo che è stato realizzato anche da molti altri strati, tra l'altro la Gran Bretagna, la Germania, l'Austria, un accordo cioè per la tassazione delle attività finanziarie detenute in Svizzera da cittadini italiani. Il gettito previsto da questo accordo è una tantum, la prima volta, di 25-30 miliardi, quindi assolutamente capiente rispetto ai 4 miliardi che una tantum noi dobbiamo restituire. E poi da questo accordo lo Stato ricaverà 5 miliardi all'anno come flusso a regime dell'accordo.